La psicologia e le fragilità, in particolare la nuova figura dello psicologo di base, è stato questo il tema dell'interessante incontro alla Biblioteca Diocesana di Caserta per iniziativa del Garante dei Disabili della Regione Campania, l'avvocato Paolo Colombo. Un tema di grande attualità che ha visto gli interventi di diversi e qualificati professionisti, da Lucia Ariemma dell'Università Vanvitelli ad Alessandro Frolli dell'Università degli Studi Internazionali di Roma e ancora Antonietta Grandinetti, consigliera e coordinatrice della Commissione Sanità dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania, e Roberto Malinconico, responsabile dell'unità operativa complessa, dipendenze comportamentali e delle unità mobili dell'ASL di Caserta. Le conclusioni sono state affidate all'onorevole Gennaro Oliviero, presidente del Consiglio regionale della Campania, ed è stata proprio la Regione Campania a fare da apripista, istituendo la figura dello psicologo. Psicologo di base. Ai nostri microfoni l'avvocato Paolo Colombo. L'ho voluta fortemente perché molto spesso si parla male della Campania, invece non sempre è vero, non è sempre così. Per esempio, per la figura del psicologo di base siamo stati, diciamo, antesignani, abbiamo aperto la strada perché adesso si pone il problema anche a livello nazionale, ci sono ben 7 proposte di legge che vogliono estendere questo esperimento, questa creazione che è tutta nostra della Campania. Ed è fondamentale la figura dello psicologo di base perché a fronte di un disagio generalizzato è importante la psicologia, soprattutto per i fragili, ed è importante la figura dello psicologo di base. Abbiamo oggi parlato dell'importanza, della necessità della competenza interprofessionale e soprattutto abbiamo avuto la bella notizia che è stata messa all'ordine del giorno l'istituzione anche dello psicologo scolastico. Quindi questo è fondamentale perché la scuola è il primo ambiente dove si formano le coscienze delle persone e quindi futuri cittadini e da lì bisogna partire per cercare di prevenire le situazioni di disagio. Ecco, avvocato, quanto è importante parlare di questi argomenti, soprattutto poi dopo il periodo passato, quello della pandemia? È molto importante perché conoscere un problema in parte è già risolverlo. Se si parla, si riflette su un problema, in parte più facilmente si trovano le soluzioni e soprattutto con la pandemia per il Covid la situazione di malessere è diventato molto generalizzato, si è accentuato e quindi l'aiuto, il supporto psicologico è fondamentale.